Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 2019, la mappa Ebersdorfer High. Allora, ragazzi, sto continuando le lavorazioni e mi sto raccogliendo. Sto continuando a raccogliere il cippato dei nostri alberi. E nel gameplay precedente, diciamo, ne abbiamo tagliato una metà più o meno. Sì, più o meno ne abbiamo tagliati metà. Sto facendo un bel po' di soldini, devo dire, sono contento. È un bel ricavato, sicuramente. Molto bene. Vediamo un attimo se riesco a finire questa lavorazione qua e poi anche, insomma, vediamo cosa fare con... A parte che qua si schiantano sempre male. Comunque, nel frattempo, continuo il riempimento dei cassoni. Sono un po' pazzi secondo me questi. Comunque va ben così. Poi dovremmo venire anche. Dovrò venire a pulire la zona. Non so quando, non so come. In teoria dovrei riuscire a finire in questo gameplay. Devo scaricare sull'ultimo così se ne va. Come sempre io, ragazzi, prima di lasciarvi al gameplay e di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su da 1.000.000 like, commentate, condividete e giù in descrizione trovo tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Ok, ora che si sono un po' sciolti, poi dovrò andare a controllare quello coi cassoni perché mi fa gli scherzetti. Teoria, sono rimasti in due. E in più nel gameplay precedente, adesso che mi ricordo, avevo acquistato anche il terreno. Adesso non ricordo il numero, ma fermo qua. E il prezzo? Sì, il campo 11, sì. E il prezzo del cippato è sempre 2000. Eh sì, bene. Al limite è questo. Forse troppo. Questo, esatto. Meglio che lo prenda in mano io. Vediamo un attimo se la situazione magari può migliorare se lo faccio io. E comunque è il trasporto più grosso che ho perché sono 116.000 litri. Facciamo 70.000 euro a cassone. È già tutta arrivata tutta la truppa qua ormai, sì. Ok, e anche l'ultimo lo scarichiamo. Abbiamo superato i 2 milioni. Molto bene. Non credo di riuscire a passare i 3. Forse mi avvicinerò, ma non lo so. Non lo so. Questo sta vendendo. Sì, ottimo. Ok. Lo stanno tornando. No, me la stavo vedendo io. Paglia, ne abbiamo paglia. Insomma, mica 30. Facciamo paglia, va là. Ottimo. Ottimo. Adesso faccio un attimo il giro e poi metto l'operaio classico. Dobbiamo sistemare sto terreno qua innanzitutto anche. Ah, perché ok. Perché c'è il lambo dietro che rompe. Siamo arrivati qua. Non proprio giusti, ma ci siamo. Ok, almeno mi sono scaricato finché si va a girare. Credo che forse anche riusciamo a finire con questo ultimo pieno. Che botte. Ok. A posto. Sì. Guarda, io li lascerei lì intanto che si calmino. Così intanto il piccolino va a vendere. Oh, siamo pieni. È un bel metodo comunque questo, eh. Ci sta, dai. Posto. Subecchiamo il lambo. Ok.
Più o meno mancano due scarichi, eh. Questo è un altro. Allora, questo credo che come trattore io a sto punto andrei a cambiarlo, questo. E lo mandiamo dalla Trebbia. Nel frattempo, vediamo un attimo che trattore prendere. Mi sa che mi manca un trattore di questi. 2 milioni e 7. Niente, niente, ci arriviamo. A 3 milioni. Questo vorrei mandarlo al terreno 11 io, che sarebbe anche di strada. Eh sì, l'11 era giù per di lì però. Eh sì. Ok, vedo il terreno. Qui tra un attimo, da qualche parte dovrebbe esserci la trebbia. Eccola là. 3 milioni nel frattempo, ragazzi. Manca pochissimo. Oh, bene, questo ha finito. Noi ci togliamo. Fermo lì. Ottimo. Così posso andare avanti. Sì, questo sta andando a vendere. Questo è a posto. Ecco che arriva. Molto bene. Posto. Ultimi due e abbiamo finito, ragazzi. È una bella lavorazione, eh. Una bella lavorazione. Allora, avevamo detto, tanto uno ha venduto. Eccolo qua, l'Amperion. Che volevo prendermi un nuovo trattorino. Ero indeciso, sai, tra il 7R o l'8. Prendiamo l'8, guarda. Beh, ma credo che il John Deere, questo possa andare bene, 352 cavalli. O prendiamo l'8. Beh, prendiamo l'8R, di solito non lo prendo mai. Lo prendiamo, eccolo qua, 450 cavalli, ragazzi. 321.000 euro. È che è tanto lungo. È tanto grande. No, prendo l'8, il 7R. È più compatto. Compra. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è arrivato. Devo, eccolo qua, tanto lavarlo. Adesso devo restituire uno dei due trattori perché quello più piccolo, naturalmente, che è il Fendt. È il fan che non sta facendo niente, lo riporto e lo restituisco. A meno che non me lo tengo per fieno, vabbè. Scarichiamo l'ultimo e poi cessiamo. Boh. La cippatrice la possiamo anche restituire. Ok, altra bella vendita. Qua siamo a posto. Questo lo fermiamo, anzi gli diciamo di andare in farm. Ottimo. Qua dobbiamo venire a raccogliere la paglia però. Allora, per venire a raccogliere la paglia ci prendiamo il nostro John Deere. Ok, mi sto sistemando un po' di punti anche se sto riscontrando un po' di difficoltà, comunque vabbè. Ok. Allora, cosa voglio fare adesso con John Deere? Beh, andiamo a caricarci un po' di paglia, voilà. Mi carico un po' di paglia, la riportiamo a casa. L'unica cosa che volevo capire è gli altri mezzi dove sono, perché è tipo questo. Ha venduto. Questo sta tornando in farm, vabbè. Ok. Allora, il campo 11. Qua a destra. Vediamo un attimo se riesco a fare una cosetta curva. Scarico silo 1. No, generale. Screa. Guarda che qua possiamo anche metterci ricariche.
Allora, campo 11. E dopo lo facciamo andare fuori. Vabbè, oggi facciamo anche un po' di stradine, va. Allora, adesso questa è quasi piena. Quella è quasi piena e allora qua ci possiamo avvicinare. Anzi, mi sa che, vabbè, tanto teniamo questo, vabbè. Tanto non cambia niente uno o l'altro. Questo è arrivato. Allora, adesso a questo gli dobbiamo dire di campo 11 trebbia. Attivo per scarico. Campo 11, scarico silo generale. E qua gli diciamo paglia. Integrazione col cosplay. Primo punto. Avvia. Ok, allora devo solo verificare se va a scaricare da solo. Questo se la sta cavando molto bene. Quello che volevo fare io è però prendere il Massey Ferguson e iniziare a portarla a calce al campo. Questo è quasi pieno, eh. Vediamo cosa combinerà. Ok, in teoria campo 11. Andiamo a scaricare la trebbia prima. Qua possiamo iniziare l'analisi. Dobbiamo spostare un po' di attrezzature. Insomma, siamo sempre lì più o meno sui soliti livelli. Qua invece, ma c'è qualcosa che non va però, eh. Ci spostiamo da qua. In teoria questo dovrebbe funzionare correttamente, eppure ha delle difficoltà enormi. Questo che non capisco. Carica. No, non è carica, è scarica. Vediamo se è un'impostazione mia sbagliata oppure. In teoria potrei fare anche una stradina di qui. Però per il momento lo testo così, poi gli cambio stradina. Il punto è che io gli avevo detto di venire dall'altra parte. Esatto, per cui è sbagliato. Vabbè. Il punto è che da qua si esce, non si entra. Vabbè, c'è stato un bel po' di lavoro da fare comunque anche qui oggi. Almeno abbiamo finito di trebbiare il terreno 11 ormai. Credo che tra un po' mi fermerò. E come sempre, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su dei milioni like, commentate, condividete. E giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Bene. Adesso vediamo un attimo se questo riprende da dove aveva lasciato. Da dove si era interrotto, speriamo. Allora, vediamo un attimo se l'ho dovuto far ripartire naturalmente perché non è stato in grado di concludere. Vediamo soltanto se riparte. In teoria sì, da quello che posso vedere. Ottimo. Ok, perfetto. In teoria adesso dovrebbe funzionare tutto. Devo solo rimettere questo in funzione e aspettare che la trebbia finisca naturalmente. Che è perfetto, è finita. Allora, non so se riuscirò a completare. Sì, perfetto. Ottimo, almeno qua abbiamo finito. Lo scarico e mando tutti a casa. Allora, vediamo se riusciamo a fare a tempo. Sì. Perfetto. Eccellente. Io mi prendo la mia trebbiola e andiamo in farma. E come ultima operazione ci resta soltanto
quella di non essere investiti dalla trebbia intanto e di passare la calceviva. Qua, qualcuno ha combinato un bel guaio. Diciamo che secondo me qua sta succedendo il patatrac, però voglio vedere fin dove si possono spingere. Vabbè, dai, ci stiamo riuscendo. Piano piano viene su tutto. Vabbè, che brutta avventura. Questo ha finito. Lo rimandiamo in farm. Ottimo. Questo sta facendo un ottimo lavoro. Vabbè, comunque io questo. Vabbè, questo si era bloccato. Vabbè, con questo bellissimo acquisto, ragazzi, io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie, alla prossima. Ciao ciao.